Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci tornati, siamo in formato di follower che abbiamo iniziato una diretta. Eccovi qua, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, ho fatto un po' di ritardo, scusatemi, ma sono tra un treno e l'altro, sapete tutti i miei spostamenti di cui voi molti siete a conoscenza. Oggi ho con me un gioco, si chiama Nicola Laera ed è il cuoco dell'Hotel La Perla a Corbara, uno dei posti più belli che ci siano nel mondo. Eccolo qua. Ciao Nicola, come stai? Eccoci, Buonasera, bene, grazie. pronti per partire per la terra ladina, dice la nostra nebbia. È vero, siamo pronti tutti per venirti a trovare. Com'è il tempo dalle tue parti? Variabile, adesso molto bello. Facci vedere un po', puoi spostare o è tutto installato? Che vai, facci vedere un po' di montagne. Guarda lì, guarda che meraviglia, stupendo. Non Sì, ci possiamo aspettare. no, 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 assolutamente. Devo dire che l'Hotel La Perla è una delle grandi eccellenze del nostro paese. Ho avuto la fortuna di andare un po' di anni fa. Adesso come sta andando? Avete riaperto da quanto tempo? Noi abbiamo riaperto più o meno da una settimana l'Hotel La Perla, da oltre un mese il nostro cugino più piccolo, il Pergo Hotel Ladinia, e la birreria da ormai quasi un mese e Come stanno andando le cose? mezzo. Stiamo andando come un po' meglio di quello che ci si aspettava. Per le strutture più piccole, come il Ladinia e il Mulin, è più facile. Per noi che invece siamo in 5 stelle e viviamo tanto di stranieri è un po' più difficile, però insomma Certo. non facciamo stile a testa e cerchiamo di andare avanti con quello che c'è. Mi sembra l'attitudine più sana e più giusta. Del resto, gli stranieri adesso hanno riaperto precisissimo lo chef, sì. Guarda com'è che, ma questa camicia è la giacca da chef. Sì, nuova. Complimenti, alzati un attimo, facci vedere meglio. Sembra una camicia da smoking. Chicchissima. Complimenti, anch'io Sì, molto dicono bella. bellissima, una delle più belle che abbia mai visto, fatta apposta per voi, immagino. No, 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 è una linea standard di chi fornisce le giacche. Beh, faccio subito una mozione perché più chef abbiano questa giacca. Sembra che sei. Sai quando torni da una festa e hai sullo smoking e te lo levi e rimane la camicia? Bene, scusami questo momento fashion. Problema. Notato, però l'hanno notato tutti quelli che ci seguono della tua camicia, la tua giacca da chef, non a caso. Senti, allora sì, è vero che è difficile la ripartenza per un hotel che vive su, soprattutto c'è chi sarà lì per l'aperitivo, fra poco, benissimo, beati voi. E, è vero che è più difficile soprattutto per quelli che hanno sempre avuto clienti stranieri. È anche vero che pochi giorni fa parlavo con Bottura e lui per esempio ha avuto tre tedeschi che hanno sfondato le frontiere pur di arrivare. Per cui sono convinta che voi avete lo stesso potenziale di attrazione, arriveranno tutti al più presto possibile. Sì, sono convinto anch'io, aspettiamo ad agosto e allora sono di più che hanno sfondato già la barriera, non sono solo tre. Sì, in realtà sono di più, apparentemente, perché sai, noi italiani in fondo siamo abbastanza irresistibili. Senti, Quello è vero, sicuramente. tu di dove sei? Io sono di qui, sono delle Valle Ladina di San Cassiano, mia mamma è di qua, mio padre è pugliese, però sono nato e cresciuto qua. Ok, papà pugliese di dove? Di Putignano, il paese del carnevale. Che bello! Beh, un bel mix il tuo. C'è tutta l'Italia in questo ragazzo. In realtà ci sono i due estremi. Qua dicono che sei pure bello tu, anche lo chef è bello. Andiamo bene, qua delle innamorate, ma non ti innamorare, mi raccomando. Senti, ma quindi anche la tua cucina riflette. Roma Montero scrive Nicola, amore mio, Addio. attenzione. Ma anche la tua cucina riflette questa tua biodiversità o sei più concentrato verso. Cioè, la terra in cui poi sei cresciuto, nato e cresciuto. Ma sicuramente io il fatto di conoscere, credo discretamente bene, gli ingredienti delle due regioni, sicuramente è una cosa che mi sono portato dietro per sviluppare un po', per dare un'impronta alla mia cucina. Quindi Certo. sicuramente chi viene a mangiare dove cucino, sicuramente si troverà sempre tanti prodotti pugliesi, tanti prodotti altoatesini. Questo Ah, sicuramente. ok. Abita a 5 km da me, scriveva Felix. Ah, però, ok, bene. Allora, purtroppo io un po' di più.
vedo un sacco di persone che arrivano. Senti, quindi per esempio un piatto che potrebbe riunire tutta l'Italia e che possiamo cucinare stasera stessa, cosa potrebbe essere? Beh, se avete una pescheria, vicino a casa, sicuramente uno dei piatti ormai classici della stiva è lo spaghetto con il granchio, aglio, olio, peperoncino e un croccante di puccialadina sopra. Quello è un po' un piatto che porta la tradizione italiana dell'aglio, olio, peperoncino, il granchio, il reale, un prodotto di mare che troviamo, certo, non solo in Puglia, chiaramente, ma in tutta l'Italia. Sì. E poi la puccia, che quando uno pensa alla Valle Ladina, pensa alla puccia, alla segale. Certo, mi sembra... C'è il coriandolo. Mi sembra molto... Intanto abbiamo anche Francesca da Johannesburg che ci segue. Ciao Francesca da Joburg, come si dice. Senti, ma come lo prepariamo quindi questo aglio, olio, peperoncino, che però mi sembra, come dire, la versione aristocratica grazie a questo granchio? E noi spacchiamo il granchio a metà e ci facciamo la salsa, quindi classica, a base di pomodorini, di un aglio in camicia, di qualche gambo di prezzemolo. Lo facciamo andare mezz'oretta, poco, altrimenti poi tende a diventare amaro e troppo... Certo. Che tipo di granchio? Va bene, un granchio, una granchiola, un granchio porro. Ok, se non troviamo la pescheria, non l'hanno finito, cosa ci possiamo mettere di alternativo un po' più facile da... Beh, un po' più facile sarebbe il gambero, un crostaceo. Anche il gambero, certo. Basta stare nel mondo dei crostacei, ok, perfetto. Sì, ok. Poi partiamo in padella con dell'aglio dolce, che sembra molto una cosa molto difficile da fare, invece non è altro che l'aglio sbollentato 3 volte nel latte, partito ogni volta da freddo, poi sciacquato bene, asciugato, in pari peso con l'olio di semi, viene frullato con un classico mini primer che ogni casalinga ha. Certo. Guarda che qua ormai siamo casalinghe e casalinghi. Ormai... Siamo molto attenti a questa cosa perché è pieno di uomini che cucinano benissimo, devo dire, anche lettori della cucina italiana. Ok, quindi facciamo un aglio dolce che lo sbollentiamo 3 volte nel latte. Esatto, gli togliamo l'anima, se non vogliamo avere sentori di aglio poi dopo cena quando andiamo a bere il digestivo, a fare la festa. Sì. E frulliamo tutto, diventa una crema. Questa crema, partiamo con questa crema con la padella... non caldissima, semicalda, quando inizia a friggere lievemente bagniamo con la nostra salsetta, di teste di scampio, di granchio, di gamberi, di quello che abbiamo, facciamo ridurre un minutino, sì, gli spaghetti li scoliamo molto al dente, finiamo la cottura all'interno di questa salsetta a fiamma bassa, quindi in 3-4 minuti. Lo spaghetto va nella sua salsetta, rilascia l'amido, inizia a creare la prima crema. Poi andiamo se si è a casa si può tranquillamente usare un peperoncino fresco tagliato. Noi usiamo 3 tipologie di peperoncini diversi. C'è un succo di peperoncino fermentato che dà l'acidità, mm-hmm, e la sapidità. C'è un succo di peperoncino a crudo che dà la piccantezza. E poi c'è una polvere di peperoncino disidratato. Noi mettiamo... Scusa se ti interrompo, Nico, aspetta, aglio passato in camicia nel forno e frullato, chiedo, no? Non nel forno, nel latte, 3 volte. Nel latte, no, sbollentato nel latte per togliergli l'aggressività, diciamo così. Okay. Sì, per quello si chiama dolce. Diventa dolce, ma e invece diciamo a casa questa tripla versione di peperoncino come la possiamo declinare? Per farla semplice possiamo usare tranquillamente un buon peperoncino fresco, tagliato a lama dolce, velo fino, facendo attenzione a non metterne troppo perché altrimenti si va a rendere inutile il pesce, quindi deve essere una leggera piccantezza, non deve essere il peperoncino il tema forte del piatto, ma il pesce, il peperoncino, certo, lo valorizza. Certo, se lo metti troppo poi alla fine non senti più nulla. Esatto. Devi solo risolvere il problema del fuoco che è in gola, diciamo così. Esatto. Ok, va bene. Ma un modo per dosare, perché il peperoncino è un tema delicato, nel senso che com'è che capisci se sta esagerando? Intanto bisogna capire che potenza ha il peperoncino, mi viene da dire, o sbaglio? Ecco perché noi facciamo le 3 soluzioni diverse, perché il peperoncino fermentato non è piccante, è solamente sale. E acidità. Abbiamo il succo di peperoncino che è piccante, che noi sappiamo che è sempre uguale perché lo lavoriamo di più
ne facciamo una quantità un po' più importante, sappiamo che ha quella piccantezza, e poi abbiamo la polvere di peperoncino che è disidratato, che ha comunque sempre la sua stessa piccantezza. Quindi dopo però una non volta è così potente, direi, la polvere, esatto. Si abbassa un po' in potenza, certo. Esatto. Però diciamo che a casa uno che ha a che fare col peperoncino forse può provare a non so, assaggiarlo? No, direi proprio di no, perché poi se assaggia quello sbagliato per 2 ore deve risolvere il problema. Intanto dico buongiorno a Nathalie, ho un debole per i francesi, per cui devo subito salutarmi. Ma scusami, quindi se io ho un peperoncino potentissimo lo posso scoprire solo alla fine? E si va a mettere piano piano, quindi una punta alla volta fino a quando la salsa non ha la piccantezza giusta che si vuole. Ok, quindi l'ideale è aggiungere un po' per volta fino a quando vedi che hai raggiunto il livello giusto di... Anche perché poi ognuno ha un po' il suo gusto sul piccante, no? C'è chi adora molto piccante, chi... Senti, invece prima Alberto suggeriva eventualmente, anziché nel latte, di metterlo in forno l'aglio. Ti piace come idea per depotenziarlo un po'? Però poi sa di aglio tostato, di aglio rosolato, non è quello che noi vogliamo in questo piatto. Sicuramente per piatti di carne, credo, o piatti più forti, con gusti più forti, l'aglio rosolato è, posso pensare io, con un agnello al forno, sicuramente certo, è buono. Il peperoncino deve essere fresco? Il peperoncino deve essere fresco per fare queste lavorazioni. E anche okay. A casa... Quindi torniamo alla nostra aglio olio e peperoncino con gamberi o con granchio, gran seola, quello che troviamo. Come lo finiamo il piatto? Noi lasciamo andare gli spaghetti nel suo sughetto lentamente, di modo che rilasciano l'amido e inizia a crearsi una certa mantecatura da amido di pasta. E dopodiché andiamo ad aggiungere il peperoncino. Quando la salsa è della consistenza giusta, aggiungiamo poi gli ultimi prodotti, gli ultimi ingredienti, che sono un trito di erbette. Noi usiamo cuori di sedano, quindi la parte gialla delle foglie di sedano, usiamo del finocchietto, finocchio, aneto, barba di finocchio, quello che si riesce a trovare, del prezzemolo e del cerfoglio. Andiamo a fare un trito grossolano, lo aggiungiamo alla pasta, e aggiungiamo il granchio, gli scampi, i gamberi, o quello che insomma il crostaccio all'ultimo. Esatto. Poi mantechiamo con un filo di colatura d'alici, olio extravergine d'oliva adatto a pesce, quindi tendenzialmente evitare Toscana, ad esempio, perché si troppo dice intenso. Andiamo a coprire tutto. Forse anche Sicilia. Esatto, si manteca a volontà, di modo che da incorporare, da fare una bella crema, e dopodiché si serve con una sbriciolata di puccia. E poi ci serve la sbriciolata di puccia, è un bel pezzo d'aggiunta. La sbriciolata di puccia, noi la puccia originariamente è secca, è un pane secco, noi lo rendiamo fine, non finissimo, fine, come le brice classiche che si usano in tutta Italia, sui primi, dalla Sicilia, anche in Puglia ad esempio. E poi lo andiamo a spadellare con del burro, del rosmarino, di nuovo un pezzo d'aglio in camicia, un rametto di timo e un po' di rosmarino, l'ho già detto, sì. Andiamo a spadellarlo lentamente con l'aggiunta di olio poco a poco, di modo da rendere questa puccia non dura ma croccante. Perché se certo, si mette... è aromatica poi. Esatto, esatto. È leggermente salata. E si cospalta con questa puccia e il piatto è finito. Mi sembra eccezionale. Ma posso dirti che quando una ricetta è buona, la puoi scomporre e utilizzare dei pezzettini. Giuseppe Armani chiede, maggiorana ci può essere utile? Maggiorana direi anche di no. Ok, maggiorana no, ma fare una bis di gamberi, e dice il nostro Alberto? La bis con i gamberi è ottima, pur di avere dei gamberi freschi. Certo, e invece poi per non sprecare nulla, certo. E poi Nevia dice, in effetti, la colatura di alici, guarda, devi sapere che è uscita tantissime volte nelle nostre interviste, queste dirette. Mi viene da dire che è una cosa che uno chef, un cuoco, chi cucina non può non avere in casa. Sei credo d'accordo con me? Sono d'accordo, soprattutto chi fa piatti di pesce. Sì, no, certo. Beh, io, sai, quando parlo di cucina, per me il pesce è l'altra metà della mela, non può non esserci. Ma oltre alla bisque, cosa metteresti fra gli ingredienti golden da tenere in casa? In casa, dici, in casa... In casa, della casalinga. Ok, della casalinga, beh,
sarà difficile da capire, ma io quando sono a casa, ad esempio gli ultimi, non adesso, ma di 2 mesi che sei rimasti a casa, una salsa di carne ce l'avevo sempre. Scusa, una salsa di? Una demi-glace, una salsa di carne, una salsa di... Scusami, Emma Sarr, che fra l'altro ha partecipato a Masterchef, l'ho conosciuta così, chiede, ciao Emma, ma anche quando faccio la bisque, come mai sento molto l'ammoniaca? E principalmente lì i motivi possono essere diversi. La prima causa è che sono gamberi trattati. Tanti gamberi vengono trattati con soluzioni a base di ammonio per renderli lucidi e non farli ossidare per più giorni. Quello poi chiaramente se uno fa un estratto di gamberi lo sente. Può essere che siano vecchi. Il gambero invecchiando sviluppa questi sentori, anche altri pesci sviluppano questi sentori di ammonio. Tendenzialmente mi verrebbe da dire un gambero di bassa qualità o piuttosto un estero congelato. Sì, Alberto dice usa un'ammoniaca perché abbassa la fusione del ghiaccio. Questa è mia nuova. Beh, quest'uomo ne sa tantissime, l'ho imparato a conoscere tutte queste giornate. Comunque diciamo che forse io cambierei la persona che mi vende i gamberi. Prova a cambiare fornitore, Emma, mi viene da dire. Senti, ma allora, invece, capisco, dice, invece se venissimo a bere un aperitivo alla Perla adesso, che è come dire, uno dei posti più speciali che mi possa ricordare fra le montagne, cosa ci fate trovare alla Perla? Facci sognare. Beh, sicuramente abbiamo un barman top che accoglie tutti con estrema gentilezza, con piacere, cioè è bello vedere qualcuno che entra in questo periodo, è un sollievo vedere qualcuno certo. Che entra. Poi ci sono dei cocktail meravigliosi, lui è uno che studia molto. Prova, fa ricette. Ma tu cosa ci daresti, cosa ci dai di cibo? Perché non c'è aperitivo senza un buon canapè di fianco, siamo sinceri. Cosa suggerisci? Noi abbiamo di base per i nostri aperitivi, abbiamo dei prodotti che provengono un po' da tutta Italia, anche non fatti da noi, ma da piccoli artigiani. Ad esempio, essendo io pugliese, non possono mancare i taralli. Abbiamo due tipologie di taralli, uno con le patate e rosmarino e uno la cipolla, che sono molto buoni, fatti da un piccolo artigiano di Putignano che io stesso ho potuto conoscere. E, abbiamo delle olive, delle grandi olive, sempre la bella di Cerignola. Anche questo che arriva direttamente dalla Puglia, sempre certo. Lì in loco. Abbiamo invece poi delle olive nere piccole in salamoia, completamente una cosa diversa, molto amarognole, però molto piacevoli. Ma tipo taggiasche? No, sono sempre in salamoia, non sono... Okay. Sono sempre dal sud, forma, ok. Forma taralli alla cipolla, buoni. Qua ci sono tante... E poi? E poi abbiamo un ottimo grana, che è un progetto molto... Abbiamo un ottimo grana, che è un progetto molto bello, che ho conosciuto l'anno scorso, di un'azienda che alleva queste mucche solamente al fieno. Ah, che meraviglia! Per l'ecosostenibilità, per la qualità stessa del formaggio, è molto buono, interessante, mi è piaciuto questo progetto. Bellissimo, sì. E poi ci si siede e abbiamo la nostra carta con mille cose diverse. Ecco, un piatto che ti viene in mente così, che secondo te, posto che saranno tutti deliziosi, ma la cosa che così ti viene voglia di dire provateli subito? Adesso su dei piedi è difficile consigliarne uno. Sì, non ti vuoi bilanciare. No. Beh, io posso dire ci sono dei grandi classici del bistrò ormai. A dire la verità sono più invernali i nostri classici che estivi, riguardanti soprattutto il periodo del tartufo nero, che certo, tanti posti abituali apprezzano il nostro risotto castagne tartufo, ormai siamo da 10 passi anni in carta, piuttosto che lo spinosino al tartufo, piuttosto che il nostro rossini. D'estate cerchiamo di variare un po', non abbiamo dei grandi master al nostro bistro d'estate. Okay. Sì, perché la vocazione, certo, avete dei prodotti pazzeschi. Ma per esempio, intanto saluto anche una signora che ci saluta dagli Stati Uniti, signora, non ho fatto in tempo a vedere se era un signore o una signora, e
ho appena letto che un aperitivo sulla casetta viene a costare 150 euro, può essere? Noi abbiamo una casetta che è a 5 metri da terra, che viene, non è un aperitivo, è un'esperienza, noi vendiamo l'esperienza, è un cameriere dedicato, l'aperitivo viene direttamente servito solitamente per due persone, non di più, è un'esperienza che dura quasi un'ora, è una cosa molto interessante ed è unica, si vede il Sassomero in maniera splendida, il panorama è splendido, è davvero una bella esperienza, però ha ragione. Sì, vabbè, ma saltiamo l'estate e arriviamo direttamente all'autunno. No, aspetta, Nevia, se teniamo l'estate, ma visto che sei ladino pugliese, cosa ci mettiamo su una frisella? La domanda che è passata. Intanto ne approfitto per salutare Italia Friends e Mario Severino. No, la frisella non mi posso permettere di metterci qualcosa di ladino perché sennò offenderei. No, ma cosa ci metteresti? Ma noi la davamo come, io la davo come un piccolissimo entrè quest'inverno nello nostro stellato, nella studio di Michiel, e ci facevamo un pesce sott'olio fatto da noi coi capperi, una dadolata di pomodori confit, della stracciatella e delle cime di rapa marinate. Ma è straordinaria questa cosa. Marinate con cosa le cime di rapa? Facevamo un aglio e peperoncino e ci marinavamo le cime di rapa anche con un po' di sempre di colatura di alice, praticamente. Il pesce è messo sotto olio da noi con una vecchia ricetta che usava mia nonna per mettere poi il pesce sotto olio. La ricetta che usava tua nonna, fermi tutti. Ripeti tu, com'è la ricetta di tua nonna? Che io sulle nonne c'ho il debole. È troppo segreta. Ah, ok, va bene, un giorno ti convincerò a rivelarla. Comunque gli ingredienti sì sono quelli, sono sale, acqua, limone, verdure, dei pepi particolari e poi il pesce viene, dipende dalla dimensione, viene fatto cucinare se piccolo dai 10-15 minuti, se invece è un pesce più grosso che può essere un tonno rigorosamente certificato. Quindi rigorosamente. Certo. Attenzione come ha detto lo chef rigorosamente, non ha detto rigorosamente. E poi viene fatto cucinare un'ora, un'ora e mezza e poi viene fatto riposare nella propria acqua, dopo si spolpa delicatamente e si mette in una soluzione di olio d'oliva e olio di semi con l'aggiunta di capperi dissalati, aglio in camicia e uno cosa ci vuol mettere, all'oro, pepe piuttosto che... Ma che cosa meravigliosa, sì! Un po' anche a sentimento, come si dice, no? Un po' come a ispirazione. Senti, nel frattempo ho visto passare un commento divertente. Sto cucinando un gatto con cosa lo marino. Vabbè, ovviamente spero fosse una battuta perché noi vogliamo bene i gatti. Poi vedo anche Cionno dei Fossi. Vedo commenti, aspetta, vedo passare altri commenti, torniamo giù, semplice. Oh mon Dieu, Godure viene a cucinare a Parigi che qui c'è poca cucina. Beh, diciamo che a Parigi, eccolo qua, sto cucinando un gatto che è delizioso, ce lo metto l'olio oppure no, bricconi. Comunque no, ti ringrazio molto per questo piccolo spoiler sulla marinatura della nonna pugliese. Intanto grazie mille di essere stato ora di cena e in bocca al lupo per questa stagione che è sicuramente unica nel suo genere. Sicuramente. Ma tu avanzerai in sala con quella giacca da chef così chic e non avrai paura di nessuno, come un'armatura medievale. Speriamo. Senti, a parte gli scherzi, grazie infinite. Grazie, e bocca al lupo. E saluto tutta la famiglia che di Costa. Ciao, grazie. Grazie ciao. Molto. Buona ciao, serata. Ragazzi, mi fate morire. Quella del gatto mi sto ancora ridendo. Mi raccomando, non farlo davvero, poveri gatti. Allora intanto grazie come sempre, grazie in cucina con Lorella, grazie a Emma che non vedevo da una vita, spero di vederti dal vivo molto presto, ciao ragazzi, ciao Eva, vabbè ciao Nevia, ciao Alberto, non abbiamo visto Gino oggi, come mai? Comunque domani ci rivediamo con un'altra chef, una ragazza in gambissima che sta verso sud, vi ho dato già troppi indizi, a domani, buona serata.